Amici 22, giuria del serale, Maria potrebbe gli ex Stefano ed Emma Marrone. Anche se mancano un po' di mesi all'inizio del serale di Amici, in rete già circolano i nomi dei personaggi famosi che potrebbero ricoprire il ruolo di giudici. A partire da fine marzo, dunque, a valutare le esibizioni degli allievi potrebbero essere due vecchie conoscenze del talent show. Si vocifera che Maria De Filippi vorrebbe riunire nel cast gli ex fidanzati Stefano De Martino ed Emma Marrone. Incerta l'identità del terzo componente della commissione esterna, anche se nelle scorse settimane si è parlato del possibile esordio di Achille Lauro. Quando manca una settimana alla quindicesima registrazione di Amici prevista per l'inizio di gennaio, alcuni siti si stanno occupando del cast che Maria De Filippi metterà su per la prossima fase del suo longevo format. A fine marzo, infatti, comincerà il serale del talent show che quest'anno taglia il traguardo della sua 22esima edizione. Puntate in prima serata alle quali parteciperanno solo i migliori allievi della classe 2022-2023. Un dubbio che potrebbe essere sciolto molto prima dell'esordio su Canale 5, riguarda la giuria che in primavera osserverà, commenterà e voterà le performance dei ballerini e dei cantanti in gara. Salvo uno stravolgimento del meccanismo, la commissione esterna dovrebbe essere composta da tre esponenti del mondo dello spettacolo e della musica. Un rumor che circola da tempo sulla giuria di Amici 22, e che potrebbe essere quasi del tutto rinnovata rispetto a quella che ha animato le ultime due edizioni. Maria De Filippi, infatti, avrebbe intenzione di riconfermare solamente Stefano De Martino, nonostante i tanti impegni in Rai. Il napoletano avrebbe accettato di tornare per la terza volta nel cast del primo time del talent show che l'ha scoperto e lanciato nel mondo dello spettacolo. A sostituire gli uscenti Stasce ed Emanuele Filiberto di Savoia, potrebbero essere due cantanti amatissimi, Achille Lauro, stimato dalla conduttrice e dal pubblico, ed Emma Marrone. La salentina ha già partecipato al serale nel ruolo di coach quando i ragazzi erano divisi in squadre bianca e blu. Poi è stata ospite ma giurata fissa ancora no. Tra qualche mese, dunque, gli storici ex fidanzati Emma e Stefano potrebbero ritrovarsi fianco a fianco per circa 9 settimane. Diventando colleghi a distanza di molti anni dalla loro mediatica rottura. Il cast del serale, e quindi la giuria e la suddivisione dei professori in coppie a capo delle tre squadre, non sarà svelato prima di qualche mese. Attualmente, infatti, la fase che precede il primo time sta entrando nel vivo e presto i ragazzi cominceranno a sostenere gli esami per la conquista della maglia dorata che simboleggia la partecipazione alla prima puntata. Le registrazioni di Amici, comunque, riprenderanno tra una settimana e già l'8 gennaio andrà in onda il primo speciale del 2023, quel giorno titolari come Niveo e Samuel potrebbero andare incontro alla sostituzione. Mentre Gianmarco, Rita e Megan rischierebbero la sfida. Da metà dicembre, infatti, tre aspiranti alunne, la cantante Valeria e le ballerine Aurora e Vanessa, stanno cercando di convincere gli insegnanti a dare loro un'opportunità. E quindi uno dei banchi della classe. Ad emettere questi importanti verdetti al rientro dalle vacanze saranno Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuello, tutti e tre scontenti dei rendimenti di alcuni componenti dei loro team e quindi vicini ad un parziale rinnovamento dei talenti che sperano di poter portare fino al serale. Că baie plaie vând nici un curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.